Cari amici, prima di incominciare questa nuova lezione volevo fare una precisazione sul modo con cui io realizzo questi video. Probabilmente, come avrete notato, io all'inizio di ogni lezione cerco di fare una specie di riassunto di quello che è stato detto nella lezione precedente. Questo modo di procedere ritengo che sia estremamente utile perché se un determinato argomento lo si sente spiegato soltanto una volta è facile che questo argomento non possa essere compreso da tutti. E di conseguenza io cerco nella lezione successiva di ripetere molto sinteticamente quanto è stato detto nella lezione precedente utilizzando magari parole diverse per esprimere lo stesso concetto. E di conseguenza se una persona non ha compreso perfettamente il concetto espresso nella lezione precedente, con la lezione successiva, grazie appunto a questo riassunto, potrà comprendere meglio l'argomento che è stato trattato. Quindi non me ne vogliate se sono così ripetitivo e quindi cerco di rimanere su un argomento più a lungo di quanto sarebbe necessario. Però penso che sia veramente utile per tutti quanti. In secondo luogo vorrei che mi perdonaste quando certe volte commetto degli errori durante la spiegazione leggendo sulla lavagna, perché è facile diciamo confondersi con i simboli che vengono utilizzati nelle formule matematiche, quindi mi sono accorto che la volta scorsa invece di dire V di R0 ho detto V0, ma comunque penso che voi siate abbastanza intelligenti da capire che questo è soltanto un errore di distrazione e che in qualche maniera non impedisce a voi di comprendere esattamente l'argomento di cui sto parlando. Quindi portate pazienza se certe volte commetto degli errori ed eventualmente se notate degli errori che possono trarre in inganno, allora comunicatemeli e io cerco di porvi rimedio mettendo delle note in quel punto in cui è stato commesso l'errore. Bene, detto questo, passiamo direttamente a questa nuova lezione, la quale chiaramente riprende parte di quanto è stato detto nella lezione precedente. Allora, vediamo di riprendere il discorso che avevamo lasciato alla fine della lezione precedente, che riguardava appunto i vari tipi di modellizzazione dei moti orbitali che hanno le stelle intorno alla nostra galassia. Noi avevamo sostanzialmente visto che esiste un moto orbitale che può essere assimilabile al moto di stelle che abbiano tutte quante una velocità angolare costante, ma come avevamo visto questo ci porterebbe ad avere delle velocità tangenziali linearmente crescenti con la distanza delle stelle dal centro galattico, cosa che noi sappiamo non essere vera in quanto soltanto la parte centrale della nostra galassia la si può considerare in prima approssimazione come se fosse un qualcosa di solidalmente rigido, cioè che tutte le stelle del bulge, quindi della zona centrale del disco galattico, ruotano attorno al centro della galassia con una velocità angolare che è pressoché costante. Quindi vuol dire che aumentando la distanza di queste stelle dal centro galattico, le velocità tendono a crescere in maniera lineare. Però si è visto che al di fuori del bulge, quindi al di fuori del centro galattico, queste velocità non sono più spiegabili con questo tipo di moto come velocità angolare costante. E allora si è cercato di trovare un altro metodo, cioè cercare di paragonare le stelle della nostra galassia come se fossero dotate di un moto kepleriano, cioè un moto che è simile a quello che hanno i pianeti che rivolgono intorno al Sole. In questa maniera noi dobbiamo confrontare appunto questa relazione nella quale dobbiamo sostituire al posto della VRS questo valore che è stato appunto ricavato in funzione di un moto di tipo kepleriano. Quindi applicando appunto la terza legge di Keplero, noi otteniamo che la velocità di una generica stella a una distanza RS dal centro galattico
viaggia praticamente con la radice quadrata della velocità al quadrato del local standard of rest per la distanza del local standard of rest dal centro galattico diviso la distanza della stella dal centro galattico. Ecco, sostituendo questa VRS in questa relazione noi otteniamo la velocità relativa, ammettendo che tutte le stelle della nostra galassia si comportino con delle velocità orbitali di tipo kepleriano. Ecco, per poter vedere questo dovevamo appunto fare il confronto di questa velocità relativa ottenuta tramite questa relazione con il famoso grafico a farfalla che abbiamo visto e che qui vi ripresento. Ebbene, come è possibile vedere da questo grafico, si vede che le velocità radiali relative delle stelle secondo una determinata longitudine galattica, più precisamente se noi ci attestiamo intorno agli 0 gradi di longitudine galattica, quindi prendendo in considerazione per il momento soltanto il ramo sinistro di questo grafico, noi vediamo che le velocità radiali oscillano addirittura dai 210-220 km al secondo fino ai meno 210-220 km al secondo. Ma se noi facciamo un grafico analogo a questo, però ottenuto in via teorica, quindi con una formulazione geometrica rigorosa come è possibile vedere da questa figura che avevo già fatto vedere alla fine della lezione precedente, in cui noi rappresentiamo la velocità relativa delle stelle assumendo che queste abbiano un moto di tipo kepleriano, noi vediamo che imponendo appunto una distanza del local standard of rest di 8 kiloparsec e di una velocità tangenziale del local standard of rest di 220 km al secondo, si ottiene un grafico di questo genere in cui nelle ordinate viene appunto rappresentata la velocità radiale in chilometri al secondo per diverse distanze delle stelle dal local standard of rest. Infatti in questo grafico, dove in ascissa viene riportata la longitudine galattica positiva, quindi partendo da destra del nostro grafico andando verso sinistra, abbiamo le longitudini che vanno da 0 a 180 gradi in senso positivo, e quindi se noi creiamo diverse curve aventi diverse distanze dal nostro local standard of rest, ecco che noi otteniamo una serie di curve che è abbastanza simile a il ramo di sinistra della figura ottenuta effettivamente con i dati osservativi nella banda radio dei 21 cm. So che questa figura è simile, ma non è perfettamente uguale, perché se noi andiamo a vedere l'andamento generale, ecco, l'andamento generale presenta effettivamente una configurazione di tipo a farfalla, anche se qui noi vediamo soltanto la parte sinistra del grafico, ma immaginate di vedere la stessa figura ribaltata anche per le longitudini negative che vanno dagli 0 ai meno 180 gradi. Ecco, la cosa interessante da notare è che la prima curva ottenuta con una distanza delle stelle centrata sugli 0,5 kiloparsec ha un andamento più o meno sinusoidale ma molto appiattito, e quindi corre praticamente lungo la linea delle velocità radiali prossime agli 0 km al secondo. Però se noi manteniamo fissa la distanza delle stelle ma le poniamo a diverse longitudini galattiche positive, ecco che qui abbiamo un'altra curva a 3 kiloparsec che mostra un andamento di tipo sinusoidale distorto, in cui la parte positiva delle velocità radiali raggiunge il picco massimo intorno, diciamo, ai 30 gradi di longitudine galattica, e al tempo stesso mostra delle deboli velocità radiali relative che si possono attestare su qualche decina di chilometri al secondo. Se poi passiamo dai 3 kiloparsec ai 5 kiloparsec, vediamo che questa sinusoide distorta si sposta con il suo picco verso longitudini più prossime allo zero. Più precisamente noi avremo un picco a 5 kiloparsec
che si attesta intorno ai 25 gradi di longitudine, mentre la velocità radiale relativa si attesta intorno ai 200 km al secondo. Se noi poi andiamo ancora oltre, noi arriviamo imponendo una distanza che è pari praticamente alla distanza che ha il local standard of rest rispetto al centro galattico, quindi una distanza di 8 kiloparsec. Ebbene, introducendo 8 kiloparsec nelle relazioni che abbiamo visto prima, noi otteniamo una curva che picca decisamente e raggiunge un massimo intorno ai 1700 km al secondo. Ebbene, già questo fatto ci fa capire che questa distribuzione di moti di tipo kepleriano nella nostra galassia non è verosimile, perché se noi andiamo a riprendere il nostro grafico in cui il ramo positivo della figura ottenuto con le osservazioni radio nella banda dei 21 cm, vediamo che il valore massimo di velocità radiale relativa che si può raggiungere si attesta intorno ai 200, massimo 220 km al secondo, cosa che invece in questa figura in cui noi prendiamo delle distanze poste a circa 8 kiloparsec in direzione del centro galattico, ecco che noi vediamo che le velocità sono addirittura di 1700 km al secondo. Quindi vuol dire che questo tipo di grafico, e quindi questo tipo di moto kepleriano, non è estendibile alle stelle, diciamo, al di fuori del bulge, quindi alle stelle più o meno periferiche della nostra galassia. Per cui dobbiamo modellizzare un altro moto che non è né a velocità angolare costante né di tipo kepleriano, ma si può provare a vedere cosa succede se noi, invece di considerare il moto kepleriano, consideriamo un moto di velocità tangenziali delle stelle che risulta costante con la distanza. Ecco, in questo caso noi otteniamo la seguente figura, che è stata realizzata in maniera appunto geometrica e rigorosa, però assumendo appunto che le velocità delle stelle, diciamo, al di fuori del bulge siano praticamente costanti, quindi indipendentemente dalla distanza che hanno le stelle dal centro galattico, le velocità dovrebbero mantenersi costanti anche allontanandoci appunto dal centro galattico a diverse distanze. Ecco, questa figura rappresenta molto bene la situazione, perché qui le varie distanze si vedono molto ben specificate. Infatti si parte dagli 0,5 kiloparsec, 1, 3 kiloparsec, 5, 8, 9, 11, 13, 15 e 20 kiloparsec. Quindi si è fatta una scansione, diciamo, per diverse longitudini e per diverse distanze dal local standard of rest, per cui si ottiene una curva di questo genere. Ebbene, se noi guardiamo questo ramo, diciamo, paragonabile a quello di sinistra delle osservazioni radio, vediamo che l'andamento è molto simile, anche perché se andiamo a osservare il picco massimo che si ottiene con delle stelle che si trovano a circa 8 kiloparsec da noi, noi vediamo che le velocità che vengono raggiunte, supponendo appunto che tutte le velocità tangenziali siano costanti, ecco che la velocità che si raggiunge con stelle a 8 kiloparsec intorno allo zero galattico, al zero gradi di longitudine galattica, corrisponde a circa 220-230 km al secondo, che è in ottimo accordo con i dati ottenuti dalle osservazioni radio nella banda dei 21 cm. Infatti vedete una serie di sinusoide, cioè che la prima ad esempio mostra un andamento proprio di tipo sinusoidale, quella a 0,5 o a 1 kiloparsec, ed è praticamente una sinusoide quasi perfetta. Però questa sinusoide si distorce sempre di più man mano che noi aumentiamo la distanza. Quando arriviamo a 3 kiloparsec, ecco che noi abbiamo un picco massimo con velocità relative intorno ai 50 km al secondo per
delle longitudini che si attestano intorno ai 30 gradi. Poi la curva tende a innalzarsi, ma al tempo stesso ad avvicinarsi all'origine delle longitudini galattiche, e quindi a 5 kiloparsec noi abbiamo all'incirca 25 gradi di longitudine, che corrispondono a un picco massimo di quasi 90 chilometri al secondo. Se procediamo e andiamo a 8 kiloparsec, noi vediamo appunto che si raggiungono i 220 km al secondo per longitudine proprio prossime allo zero, per poi diminuire ulteriormente se la distanza continua ad aumentare. Infatti, se ci portiamo a 9 kiloparsec, ecco che noi abbiamo il picco a circa una decina di gradi di longitudine galattica, con una velocità relativa di picco di circa 130 km al secondo. Proseguendo ancora abbiamo gli 11 kiloparsec, poi i 13, i 15 e i 20. Quando noi arriviamo ai 20 kiloparsec, ecco che la velocità intorno ai 0 gradi di longitudine galattica è praticamente coincidente con delle velocità radiali relative praticamente nulle. Quindi, come abbiamo già detto, questo grafico è quello che si approssima meglio a quello che è sperimentale, osservativo, ottenuto appunto con le osservazioni radio nella banda dei 21 cm. Ecco, volevo fare ancora vedere un grafico che ci fa capire come la trattazione eseguita da Oort, quindi con le sue famose costanti di Oort, sia praticamente in ottimo accordo con la formulazione rigorosa geometrica che ho realizzato, però per piccole distanze delle stelle da noi. Infatti la formulazione di Oort abbiamo detto che è valida se noi non ci spostiamo molto dai dintorni del nostro local standard RF, quindi diciamo che se noi restiamo entro un intervallo di 1 al massimo 2 kiloparsec da noi, le velocità radiali relative che noi osserviamo nelle stelle si possono rappresentare appunto con la figura che vi sto facendo vedere in questo momento. Infatti la velocità radiale relativa ottenuta con le costanti di Oort è data dalla costante A, che è di 14,82 km al secondo per kiloparsec per la distanza D che imponiamo noi per il seno di 2L. Ecco, se noi a questa formula mettiamo il valore di D, che è di 0,5 kiloparsec o al massimo 1 kiloparsec, noi otteniamo le curve che vedete rappresentate in questa figura. Ecco, questa è una perfetta sinusoide che diciamo mostra due picchi, uno negativo e uno positivo, a seconda della longitudine che prendiamo in considerazione. Infatti qui si vede perfettamente che i picchi positivi, sia 0,5 che a 1 kiloparsec, si ottengono intorno ai 45 gradi, mentre i picchi negativi, sempre per queste due distanze, si ottengono intorno ai 135 gradi di longitudine galattica. Ecco, ma se noi invece di utilizzare la formula di Oort utilizziamo la formulazione geometrica rigorosa, e quindi immaginiamo appunto che in questo caso ci siano le velocità costanti, però considerando soltanto stelle che si trovano a una distanza non superiore al kiloparsec, ecco che noi otteniamo un grafico che è molto simile a quello ottenuto con la formulazione di Oort, salvo un piccolo scostamento nel punto di unione delle due sinusoidi. Infatti nella formulazione di Oort le due sinusoidi si annullano per i 90 gradi esattamente, quindi sia la curva 0,5 kiloparsec che la curva a 1 kiloparsec si annullano e si incrociano, quindi sull'asse delle Y a 0 km al secondo di velocità radiale per i 90 gradi. Invece in questo caso, come potete vedere, c'è un piccolo spostamento tra gli 0,5 e 1 kiloparsec, però diciamo che in linea di principio queste due curve potrebbero essere considerate analoghe a quelle che si sono ottenute con la formulazione di Oort.
Chiaramente, se noi invece di fermarci a un kiloparsec di distanza dal local standard of rest prendessimo in considerazione, come abbiamo fatto prima, con le velocità tangenziali costanti, ma estese a tutte le distanze che possono assumere le stelle della galassia da noi, noi otteniamo, come abbiamo visto, una configurazione di questo genere. Configurazione che ci fa vedere un perfetto accordo o quasi con la curva che è stata ottenuta sperimentalmente nella banda radio. Ecco, però a questo punto come possiamo spiegare la situazione? Perché abbiamo detto che nel bulge le velocità sono crescenti in maniera lineare, proprio perché le velocità angolari in quella zona della galassia sono praticamente costanti e quindi il tutto si muove come se fosse un corpo rigido. Ma al di fuori le densità stellari tendono a diminuire sensibilmente e quindi ci si porta praticamente nelle condizioni simili a quelle che ha il nostro sistema solare. Ma il nostro sistema solare, come sappiamo, è dotato di un moto che segue appunto le leggi di Keplero. In questo caso abbiamo visto che le leggi di Keplero per le stelle distanti dal centro galattico e quindi fuori dal bulge mostrano delle velocità che sono addirittura eccessive, delle velocità radiali relative molto elevate. In realtà la situazione migliore è proprio quella in cui noi prendiamo in considerazione le velocità tangenziali delle stelle come se fossero tutte uguali, tutte costanti, indipendentemente dalla distanza che loro possono avere dal centro galattico. Ecco, questo grafico però ci fa capire una cosa, che per poter ottenere un grafico di questo genere e quindi immaginare che le velocità tangenziali delle stelle, diciamo, nelle periferie della nostra galassia si mantengano costanti, con appunto l'aumentare della distanza dal centro galattico, è un qualcosa che dipende dalla massa globale che è presente nella nostra galassia. Quindi vuol dire che per poter spiegare queste velocità costanti in tutta la nostra galassia al di fuori del bulge, dobbiamo ammettere che esista della massa che purtroppo noi con le attuali osservazioni ottiche, radio e nel vicino e lontano infrarosso non ci permettono di mettere in evidenza. Quindi proprio in seguito a questa situazione, che viene poi rappresentata abbastanza bene da questa figura, infatti in questa figura noi vediamo che le distanze minime dal centro galattico mostrano sia dal punto di vista teorico ma anche osservativo poi un andamento che è rettilineo crescente con la distanza. Però usciti dal bulge noi ci aspetteremo poi una decrescita esponenziale che rispecchia praticamente il moto kepleriano. Invece quello che noi osserviamo è un'oscillazione più o meno costante delle velocità tangenziali che si portano più o meno su una velocità media di 220-230 km al secondo. Ecco, questo sta a significare che nella nostra galassia deve esistere più massa di quella che effettivamente noi la possiamo osservare direttamente con i nostri telescopi. Quindi si pensa che debba esistere nella nostra galassia della massa oscura e quindi della materia oscura di tipo non barionico, cioè di tipo non analogo a quello di cui sono formate le stelle, ma che sia un qualcosa che sfugge all'osservazione diretta dei nostri telescopi. Quindi si pensa che esista una massa ulteriore che influenza appunto il moto delle velocità tangenziali delle stelle in modo da farle viaggiare più o meno tutte alla stessa velocità, anche se si trovano a distanze via via differenti, ma questa massa è una quantità che non è stata ancora messa in evidenza. E qui sono uscite diverse teorie molto speculative che appunto parlano di questa massa e anche dell'energia oscura che avvolge la nostra galassia, ma al tempo stesso alcuni sostengono che è un'errata interpretazione della massa presente
nella nostra galassia perché non si prendono in considerazione magari i fenomeni legati alla teoria della relatività generale di Einstein. Però tutte queste sono speculazioni a livello teorico che al momento attuale non hanno ancora trovato una conferma dal punto di vista sperimentale. Quindi vedremo nel prossimo futuro se riusciremo a dare una spiegazione del perché esiste questa velocità pressoché costante delle stelle nella nostra galassia man mano che noi aumentiamo la distanza delle medesime stelle rispetto al centro galattico.